Achille Bonitoliva, cosa rappresenta questo appuntamento ad Arte Fiera per il mondo dell'arte italiana, del collezionismo, ma non solo? Rappresenta il momento, se si può dire, non della vanità ma della verità. È il momento in cui l'arte assume un principio di realtà attraverso l'economia, quindi un valore spendibile, oggettivo e non solo formale ed estetico. E dunque è un momento di complessità, di coesistenza, che aumenta la socievolezza dell'arte. Chi viene qua lo fa anche per magari trovare un'opera e acquistarla come anche investimento economico. Ha qualche indicazione, qualche punto fermo da utilizzare nella scelta? No, direi che veramente il collezionismo è il frutto del piacere individuale, di chi guarda e compra l'opera. Dare dei consigli è come obbligare a un fidanzamento un amico con una ragazza che piace a me, ma, e lui l'assume solo per educazione. Ritengo che veramente il collezionismo è un fatto anche personale, è un'avventura soggettiva. Quindi deve acquistare ciò che piace, non ciò che può avere un valore? Ma sì, poi è successo pure spesso che ciò che piace acquista un valore e quindi gli piace ancora di più dopo. L'arte italiana sta venendo ben rappresentata? Sì. In che momento è? Ma è un momento di passaggio. L'arte è un respiro biologico, quindi è un momento di apnea, non di grandi momenti dell'arte italiana. Del XX secolo sono il futurismo, la metafisica, l'informale, l'arte povera, la transavanguardia. Questi sono i raggruppamenti che si segnalano ancora in circolazione a livello internazionale.